La prima semifinale vede sul palco Sal Draven. Sal Draven. Grazie fratello, ti voglio bene. Contro Frank. Raga, le semifinali si svolgeranno... Beh, partiamo con la prima fase. È un minuto a testa libero. Avete un minuto a testa libero. Potete fare dispari per chi parte. Chi parte per il minuto? Parte Sal. Io. Un minuto libero per Sal. Oh, 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 oh. 3, 2, stavo parlando con Beck e d'altronde questo non mi batte, fratello, la sua rima non regge. Tu fra segui il Grece, sai che sembra Frank, però in realtà è Frank Matane in una gara di scorregge. Ah, e quindi cazzo sei, lo sai che vado avanti e porto solo stili miei. Adesso in Fea sono entrati Aiger e Mumei. Siete in 106, più dei convocati dell'Italia agli europei. Io pure fra se ti qualifichi, lo sai che in questa roba vinco, i testi sono espliciti. Ah, come Franco Naro, io sono Pignolo, il suo minuto è tradotto dallo spagnolo. Io vado avanti, che cazzo vuoi, lo sai che è palese, ti porto il fumo fra del libanese. Forse ha cambiato il suono, non è tradotto dallo spagnolo, stasera hai imparato pure il portoghese. Io tipo cacao meravigliao, lo sai che io mi esalto solo se segna Leao. Ah, questo qua quando canta sembra Kunzlao e io lo prendo a botte proprio come Naxucao. Quindi Naxucao, ma tu dimmi come fate, quindi Naxucao, ogni rime preparate, quindi Naxucao, però non sono Bin Laden, io sono Jean-Claude Van Damme che lo ammazza col karate. Stop! Un applauso per Sal Draven. Ora la risposta di Frank, un minuto! Yeah. Al 3, 2, 1, tempo! Ah, io penso che non uso più la fecola. Io penso che son qua e che seguo ogni regola. Avete sentito questo scemo qua? Ha parlato del gregge, sul palco è quello che lo mette a pecora. E sai com'è che va a finire? Non sei per niente bello. Abbiamo Sal Draven, per favore Raven, sali e dammi qua sul palco battle di livello. Mi servirebbe, perché sarebbe meglio. Ti do una spinta, tradotto dallo spagnolo, te lo dico amico, ciupami sta pinga e ti giuro che sta cosa la senti in qualunque lingua. Te lo assicuro signore, la gente pensa sempre che Frankie sarà il campione e sono così abituato a reggere la pressione che sembra un sottomarino nella fase di immersione. Sì signori, siamo focosi, siamo tutti pericolosi. Sopra l'indiosi, non vinci, quindi parli di Fea, fai parte degli invidiosi. Aspetta e spera, non sfidi Frankie se non stai fra i campioni. È come essere armato con i sassi e coi bastoni e sfidare la morte nera dopo che schiera i cannoni. Stop! Un applauso per i due freestyler, 1, 2, 3! Quindi è partito Sal, adesso parte Frank. Abbiamo gli 8 quarti in doppio argomento. 3 minuti di 8 quarti in doppio argomento. Il primo argomento è proverbi. Il secondo invece, e Giacomo mi dispiace, io sono andato oltre la lista, è invasione zombie. So, so, so. 3, 2, 1, tempo! E lo capisci che sai che non mi fotti. Stasera son venuto solo per prendermi soldi. È ovvio che mi sfidi e poi soccombi, perché sei arrivato alla ronda numero 30 e questo è Nazi Zombie. E sai com'è cretino questo scemo, se mi sfida lo rovino. Stasera io lo tratto talmente tanto come un tappetino, che tanto va la gatta al ladro che ci lascia lo zerbino. Come lo batto questo qua? Lo sai che io lo batto perché sembra Mustafa, quindi non inleggio Allah. Però che al pane non hai denti, praticamente io 6 mesi fa. Ah, che cazzo vuoi che frate ti rovino? In questa roba tu che rappi mi sembri un cretino. Ah, d'altronde io lo incollo con la Pritz. Se la bocca di se zombie, io più bello son Brad Pitt. Io più bello son Brad Pitt, sei un cretino. In realtà io posso dire no, non fare il figo. Apocalisse zombie è un cretino. Mi morde il cazzo tanto quanto i cani zombie di Resident Evil. E sai com'è che vengo a fare
il trucco un pirimo e dopo son divino, ho detto loro vino, io parlo di un proverbio rosso di sera e si spera che si torni a casa vivo, che si torni a casa vivo, che sconfitta, lo sai che questo non lavora, fra non va la vita, io non so fare con i proverbi, però li dico tutti uguali, si è zombificato Paolo Pitta, io e quindi è Franco Alese, tu sei proprio un coglione, mi fumo nepalese, tu brutto coglione, lo sai che sei un cretino, tanto va la gatta all'alto che ci lasciano franchino. Se sta in console e pippa tanto che gli cade un dentino, come il DJ che adesso rovino, posso dire la verità quando vieni qui vicino, adesso mo gli spiego che poi vado in motorino, ti dico qua la verità, noi siamo unici e sto stronzo lavora solo per pagarmi gli utili, mi fai i pompini, i primi saranno gli ultimi, ma oggi gli ultimi perdono coi primi. Perdono coi primi, mi sembra chiaro frate che di rime lui ne ha tante. Sai che sono in crew con Biofa, con Roger, se mi parli di primi fra io penso al ristorante. Ah, e quindi c'ho la rima che è vera, se fumo sai che ci metto fra un primavera. Io sono nero tipo Bagheera, la pantera, rosso di sera, tua madre a pecora. Mia madre a pecora e nemmeno chiudeva, quindi adesso hai proprio evidenziato i tuoi limiti. È ovvio che facciamo gli 8 quarti, perché gli tiro schiaffi a 4 a 4 finché non son dispari. E sai com'è che chiudo pure con il flow? Ti sto dimostrando che io sono il top. Davvero, io studiavo perfino il congiuntivo, bro. Quindi non conosco i proverbi, ma coi verbi sono un pro. Ma coi verbi sono un pro, non è male. Ti sei sbagliato tutti i tempi, frate, banale. Lo sai che io salto in alto, Van Halen. Se vai in galera dando la condizionale. Io, quindi è palese, che cazzo vuoi? Che se sono uno zombie dovrei fare anche del moto. Ah, questo è così zombie che mangia i cervelli. Io mangio verdura pure nel passato remoto. Compare, compare, adesso te lo do io un proverbio da annotare. È molto meno grave sbagliare il tempo verbale che qua sopra non seguire il tempo sulla strumentale. Te lo assicuro, questa qua è la verità. Ma non dicevo a te, frate, dai, fai una pausa. Perché te la sei presa appena ho detto che non vai a tempo? Forse Saldraven si sente chiamato in causa? Si sente chiamato in causa? O al massimo se gridi più forte si sente causa. Frate, cazzo vuoi che io ti spacco? Palese, che cazzo vuoi che io ti batto? Non è vero, è scortese. Però questi argomenti non li capisco. D'altronde io ti tolgo anche i soldi fra come il fisco. Ah, se l'argomento erano i proverbi va male. Fa una sconfitta che è proverbiale. È proverbiale però adesso smettila, perché fai solo rime eccetera eccetera. Mi han sempre detto che l'importante non è vincere ma partecipare. Sto stronzo lo ha seguito alla lettera, perché non penso che abbia portato il livello. E di certo adesso sei soltanto un coglione. 8 barre è la mia specialità nel dare una lezione. Quindi ascolta il prof e dopo prendi la lezione. Prendi la lezione. Cazzo vuoi che tu prendi sempre il cazzo sulle strumentali? Fai rime banali e per te vincere come Days Gone, perché son bei tempi andati, perché sono arrivati anche quelli nuovi. Sai che Draven non è buono se no, lo provi pure nelle nuove posizioni. Tu che cazzo vuoi? È meglio se ti riposizioni. Oh basta!